Il pancreas è una ghiandola a forma di pera che si trova tra lo stomaco e la colonna vertebrale. Svolge un ruolo fondamentale per la salute. Infatti, partecipa al metabolismo del corpo, essendo responsabile di produrre una parte dei succhi richiesti per la digestione, così come gli ormoni che regolano i livelli di zucchero nel sangue. 9 segni premonitori del cancro al pancreas che devi sapere. 1. Lieve dolore addominale. Il dolore addominale causato dal cancro al pancreas ha una caratteristica che lo rende diverso da quello causato da altri fattori. Quando la persona si inclina in avanti, prova una sensazione di sollievo. Si tratta di un dolore persistente che può avere diversi livelli di intensità, irradiandosi in molti casi fino alla schiena. Questo sintomo viene causato dalla propagazione delle cellule maligne nei tessuti nervosi colpiti, anche se normalmente è intermittente. 2. Problemi digestivi. Certamente questo è uno dei sintomi più difficili da considerare come sintomo di cancro al pancreas a causa dei molteplici fattori che lo possono scatenare. In ogni caso, è importantissimo menzionarli perché sono abbastanza comuni tra i pazienti affetti da questa malattia e sono causati da un'ostruzione che blocca la circolazione degli enzimi digestivi, responsabili di far digerire gli alimenti più pesanti, come le proteine, i grassi e i carboidrati. 3. Pelle gialla. La colorazione gialla della pelle può essere causata dall'aumento dei livelli di bilirubina nel sangue. Quando il tumore è posizionato nella testa del pancreas, i pazienti di solito soffrono di questo sintomo che spesso viene accompagnato da prurito nelle mani e nei piedi. Ciò è dovuto a un'ostruzione nel dotto biliare che ha il compito di regolare questo pigmento. 4. Improvvisa perdita di peso. A chi non piacerebbe perdere peso velocemente? Sarebbe un miracolo perdere un paio di taglie da un momento all'altro senza particolari sforzi. Tuttavia, bisogna stare molto attenti perché spesso dietro alle perdite improvvise di peso si possono nascondere disturbi e malattie anche molto gravi. Si tratta infatti di uno dei principali segnali di cancro o di altre patologie croniche. 5. Cambiamenti nelle feci. Dato che il tumore agisce sugli enzimi digestivi, è molto comune che si verifichi una serie di cambiamenti nelle feci, cosa che può aiutare a diagnosticare questa malattia. 6. Nausea e vomito. Se la massa tumorale preme sullo stomaco, può in parte bloccarlo, rendendo difficile il passaggio del cibo nello stomaco. Tutto ciò causa nausea, vomito e dolori che tendono a diventare più forti dopo aver mangiato. 7. Urine scure. A volte il primo segnale dell'itterizia sono le urine scure. Il colore scuro delle urine è associato all'aumento del livello di bilirubina nel corpo. 8. Insorgenza improvvisa di diabete di tipo 2. L'insorgenza improvvisa di diabete di tipo 2, con difficoltà a controllare la glicemia, può essere un segnale d'attenzione, soprattutto nei casi in cui ci siano degli altri sintomi imputabili ad un potenziale tumore del pancreas. 9. Affaticamento. Alcuni dei sintomi descritti portano a una condizione fisica non ideale che può generare affaticamento. Grazie a te per averci guardato. Iscriviti per più video. Per favore, condividi e metti mi piace al video.